Paolo Fox, l'oroscopo di oggi venerdì 31 maggio. Le previsioni segno per segno. Amore, lavoro, benessere, fortuna. Cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della TV? L'oroscopo del giorno di Paolo Fox, oggi venerdì 31 maggio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Latte Miele, che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Giornata faticosa che chiude un maggio particolarmente intenso e stressante. Ora finalmente la luna nel segno porterà più vigore e calmerà le acque. Qualcuno continua a provocarvi e vorreste rispondergli per le rime. Meglio però sfruttare le forze per rimettersi in pista e inseguire qualcosa di concreto, un obiettivo preciso che vi eravate prefissati. Possibili riconferme o opportunità nelle prossime ore, c'è anche da risolvere dei dilemmi nati qualche anno fa ma ancora attuali. In recupero anche l'amore, queste stelle favoriscono chi vuole definire una storia entro l'estate. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Toro, 20 aprile, 20 maggio. State vivendo un momento particolare, soprattutto chi lavora in gruppo e si è accorto che non tutti sono dalla sua parte, altri invece non hanno più il solito riferimento e si stanno ancora adattando. Avreste bisogno di fare chiarezza o di avere quell'illuminazione in grado di farvi capire chi vi stia tradendo. Mercurio vi darà una mano, rimanendo nel segno fino ai primi giorni di giugno, ma attenzione a possibili tensioni o discussioni riguardo i soldi. Resta questo un periodo di cambiamenti o nel quale dover fare una scelta. Il weekend porterà consiglio e giudizio. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Siete stufi di stare al gioco di persone che vi hanno fatto o vi stanno ancora facendo male. Cresce sempre di più la voglia di rivoluzione, ma le stelle non vi sostengono granché in questo momento. Discussioni, ostacoli o ritardi nel ricevere una risposta caratterizzeranno questa settimana. Le cose miglioreranno parecchio a partire dal 3 giugno quando Mercurio, Venere, Marte, Giove e il Sole saranno favorevoli. Se c'è qualcosa che non va, affrontate la questione con coraggio facendovi sentire. Curate di più anche la forma fisica dopo gli acciacchi di maggio. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Le storie d'amore che nascono ora, ma anche i nuovi rapporti in generale, sono interessanti e potrebbero spiccare il volo dal 17 giugno, giorno in cui Venere tornerà in questo segno. Chi ha già una relazione, invece, avrà modo di rimediare ad un aprile che ha provocato alcuni allontanamenti. Godetevi un weekend di tranquillità accanto alle persone che amate. Entro domenica sarà possibile ricucire uno strappo. In queste 24 ore potreste accusare un lieve fastidio nel pomeriggio. Mettetelo in conto. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Leone, 23 luglio, 23 agosto. Finalmente sta finendo un mese che per voi è stato parecchio pesante. Benvenga quest'ultimo giorno di maggio nel quale vi liberate definitivamente di un peso. Le stelle di giugno sono ben più intriganti e vi danno una carica in più, persino la forza di affrontare una responsabilità o un problema che vi affliggeva da un po'. Ora arrivano le soluzioni migliori e gli innamorati potranno dichiararsi e rivelare i loro sentimenti, con buona possibilità di fare centro. Perfezionate i nuovi progetti e non scoraggiatevi se i risultati non arriveranno subito, piuttosto liberatevi dalle ambiguità e dalle complicazioni. È tempo di voltare pagina. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Vergine, 24 agosto, 22 settembre. Siete stanchi e nervosi in questo periodo, coinvolti da tensioni passeggere che però vi stanno stressando parecchio. Nella seconda parte di giugno le cose andranno molto meglio, ma manca ancora del tempo. Dovrete stringere i denti e calmare l'istinto di rispondere male a qualcuno che vi tormenta. Ci sono anche questioni economiche da risolvere, una spesa imprevista o qualche problema a casa e a volte vi sembra di dover ripartire sempre da zero. Non è facile superare i risentimenti.
S6 sentai troppo sato pression confidativi con ci riesce a capirvi. Sfogarsi va bene, non tenetevi tutto dentro. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Chi ha lavorato bene in passato avrà presto un premio, una promozione o uno scatto di carriera importante. Non dovete mai porvi limiti né scoraggiarvi se i risultati non arrivano subito. L'esempio è il traguardo che state per raggiungere attraverso impegno, dedizione e fatica. Evitate di tornare su situazioni chiuse da tempo o perseverare negli errori del passato. Con queste buone stelle potete inseguire i vostri sogni e dimenticare i tristi trascorsi. Dal 9 giugno molte cose cambieranno in meglio. Vi servirà solo qualche soldo in più per pagare un debito o proseguire una trattativa. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Ennesima giornata sottotono di un periodo in cui sembra che il destino si sia accanito su di voi. La consolazione è che davvero una delle ultime, perché a giugno le cose andranno meglio. Puntate sulla seconda parte dell'anno, sia in amore dove dovete recuperare terreno e sia nel lavoro o se volete dedicarvi ad attività piacevoli e che vi facciano stare bene. A breve sarete chiamati ad una scelta, ad un passo decisivo. Intanto però non sottovalutate eventuali proposte e se avete dubbi di qualsiasi tipo parlatene con un esperto. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Siete sotto pressione da diversi giorni e questo non va bene. In ogni caso meglio non pretendere troppe garanzie in amore, perché questo è il momento di contenere i danni e capire come invertire la rotta. Tanti di voi hanno la sensazione di aver subito un'ingiustizia e alcuni pianeti in opposizione aumentano dubbi e dilemmi. Fate attenzione alle situazioni non chiare, sia sentimentali che lavorative. L'augurio è che possiate trascorrere un'estate lontano dalle complicazioni, ma potrebbe essere necessaria una bella revisione generale. Il destino sta lavorando affinché le cose cambino dentro e fuori. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Entro metà giugno arriveranno buone opportunità, alcune di esse anche ben pagate o che vi stimoleranno molto. Migliora anche l'amore al punto che persino chi pensava di innamorarsi più verrà smentito dai fatti. Tuttavia restano le solite complicazioni derivate dal fatto che vi assumete troppe responsabilità e, in momenti di caos, nessuno vi aiuta e dovete fare tutto da soli. Fortunatamente siete abituati a risolvere i problemi, è nella vostra natura, ma a volte sarebbe meglio poter contare anche sugli altri. Via libera alle nuove iniziative grazie a Marte che, nel giro di poche settimane, tornerà attivo. Ottime possibilità di vincere una sfida. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. È tempo di cancellare le emozioni negative, risolvere gli ultimi problemi rimasti e concentrarsi su un'estate promettente. Ci sono stati momenti in cui vi siete sentiti poco gratificati. Non ve lo meritate perché siete sempre disponibili e produttivi e probabilmente qualcuno se ne sta approfittando. Venere in aspetto valido vi fornisce soluzioni di riscatto e in generale una maggior serenità nel fare le cose. Potreste organizzare un piccolo viaggio o un'attività di coppia rilassante che vi riporti il buon umore. In ogni caso sarà fondamentale cambiare qualcosa se c'è un po' di noia. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. Periodo di tensioni che proseguirà anche ad inizio giugno. In queste 24 ore va meglio rispetto ai giorni scorsi, ma permangono le insidie. Inutile forzare risposte che non arriveranno prima della seconda parte del nuovo mese. Chi sta aspettando notizie su un rinnovo dovrà attendere ancora un po' e non sarà facile tenere a bada l'arrabbiatura. Ci vorrebbe proprio un bel weekend di relax con il partner, la famiglia o le persone che preferite, il modo migliore per scacciare la tristezza, l'agitazione e la delusione. Dubbi da risolvere, ma prima di dire stop a qualcosa meglio aspettare un paio di settimane e valutare bene. Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. È tempo di cancellare le emozioni negative, risolvere gli ultimi problemi rimasti e concentrarsi su un'estate promettente. Ci sono stati momenti in cui vi siete sentiti poco gratificati. Non ve lo meritate perché siete sempre disponibili e produttivi e probabilmente qualcuno se ne sta approfittando. Venere in aspetto valido vi fornisce soluzioni di riscatto e in generale una maggior serenità nel fare le cose.
Potreste organizzare un piccolo viaggio o un'attività di coppia rilassante che vi riporti il buon umore. In ogni caso, sarà fondamentale cambiare qualcosa se c'è un po' di noia.